Scuola Oltre presenta i nuovi corsi di formazione webinar. Vi do il benvenuto ufficiale. Oggi è la prima lezione di un corso che sarà svolto in 5 incontri di 2 ore con la nostra formatrice Rosanna Maragno. E oggi è un incontro dove ci sono alcuni di voi che si sono già iscritti a pagamento e alcuni invece che hanno avuto libero accesso solo a questa lezione per capire come si svolge e per conoscere la formatrice. Potrete iscrivervi in un secondo momento o almeno sicuramente fino alla prossima lezione, che è lunedì prossimo. Le date delle lezioni sono l'8, il 13, il 15, il 20 e il 22. Solo per lunedì prossimo la lezione è anticipata dalle 15 fino alle 17, tutti gli altri incontri saranno dalle 16 alle 18. Il corso è del costo di 79 euro, acquistabile tramite la card del docente, tramite Sofia. Per chi invece non ha la possibilità di utilizzare la carta o non l'ha proprio, può utilizzare attraverso il nostro sito, può iscriversi come socio. Diventando socio alla quota di 10 euro c'è la possibilità di risparmiare l'IVA, quindi il costo è veramente 79 euro pulito, e da questo momento in poi per qualsiasi altro corso che voi acquisterete, se non volete diventare nostri soci, la legge ci impone l'obbligo dell'IVA al 22%, per cui il costo costerà 96, non mi ricordo, 18-38. Questa è una vostra scelta, se diventare soci dell'associazione e usufruire delle agevolazioni, nonché sostenere l'associazione, oppure tranquillamente acquistare il corso. Tutto il materiale vi verrà dato oggi comunque, e poi ogni volta le iscritte avranno una pagina dedicata solo per gli iscritti, con tutte le registrazioni che rimarranno vostre senza limite temporale, rimarranno vostre tutte le slide e il materiale che Rosanna ci farà vedere o ci darà. Quindi è un corso usufruibile in qualsiasi momento poi in realtà della vostra vita. Vivendolo in diretta vivete anche l'emozione, la possibilità di intervenire, altrimenti se per caso non potete una data o non potete due date, sapete che non perdete nulla, perché appunto è tutto registrato e avete un'esclusiva nell'uso del corso. Grazie di essere qui con noi, grazie a Rosanna di essere qui con noi, e buon lavoro, buon divertimento, sono a disposizione per qualsiasi cosa. Grazie. Davide, ti chiedo di rendermi co-host se possibile. L'ho già fatto. Ah, ok, non me ne sono accorta, ti ringrazio. Io saluto tutte, ciao a tutte, saluto anche chi mi ha seguito alla prima video lezione che ho fatto. So che ce ne sono già alcune che insomma hanno confermato. Faccio una premessa: oggi facciamo parte di quello che è stato già introdotto l'altra volta, mi soffermerò su altre cose perché ovviamente sono step imprescindibili per imparare a strutturare le vostre lezioni di inglese come dovremmo, ok? Man mano che andrò avanti nella presentazione PowerPoint mi fermo e vi chiedo se ci sono delle domande da farmi, magari intervenite in chat e io le leggo e vi rispondo, d'accordo? Se poi durante le lezioni del corso ci sono persone che vogliano insomma approfondire anche l'inglese, nel senso che ci sono persone che vogliono che io parli inglese durante la lezione, per me non è un problema. Però ovviamente dipende da quelle che sono le vostre capacità in entrata. Non vi voglio spaventare, io sono italiana ma sono perfettamente bilingue. Per cui faccio le lezioni sia in italiano che in inglese, per cui è soltanto insomma per dare un input in più a chi volesse, e se ci sono tra le iscritte persone che vogliono che io parli in inglese.
Però, insomma, vedremo nel tempo. Io nelle mie lezioni parlo sempre in inglese ai bambini, perché è così che si deve fare. E spero, insomma, che voi lo facciate anche per quel minimo che riuscite a farlo. Io adesso vi darò degli strumenti che vi servono appunto per impostare le lezioni e per far sì che queste lezioni siano intanto più coinvolgenti possibili, perché i bambini, voi come sapete, dovete lasciare il ricordo della lezione di inglese, che deve essere una lezione magica. E soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi che voi vi siete prefissate. Condivido la presentazione così che possiamo cominciare. Ecco qua. Ok. Ok. Questa è soltanto una breve introduzione di me stessa. Io sono laureata a Milano, poi ho vissuto un po' di tempo negli Stati Uniti perché ho lì parte della mia famiglia. Sono ritornata qui e ho continuato i miei studi in traduzione, quindi io sono ufficialmente traduttrice. Però dicevo, beh, forse la traduzione non fa per me, perché stare tutti i giorni davanti al computer e non avere il rapporto personale, che comunque dà delle emozioni diverse, diciamocelo, avere rapporti con altre persone, non fa per me. E ho cominciato ad insegnare. I miei primi studenti erano adulti. Soprattutto ho fatto corsi business perché, avendo fatto traduzione, provenivo da ambiti che erano prettamente manageriali ed economici e aziendali. Dopodiché mi sono detta, beh, forse potrei avere più piacere di insegnare ai bambini un po' più piccoli. Ho cominciato prima dagli adolescenti, fino a quando poi non sono arrivata ai bambini dei primissimi anni di età. Io adesso insegno, questa è una foto mia, durante un'attività come esperta esterna, in nidi della nostra città. Io sono di Matera. Ho per cui bambini dai 18 mesi fino ai 3 anni nei nidi, e ho come contratto, ormai sono 7 anni che lavoro lì, presso una scuola statale dell'infanzia dove ho 15 classi. Ovviamente io sono esperta esterna, le mie attività vengono fatte in determinati orari prestabiliti all'inizio dell'anno. Però ora vi spiegherò come voi possiate inserire la lezione di inglese nelle vostre ore. Ho poi nel tempo poi mi sono specializzata. Sono anche insegnante qualificata English Hispan, che è una certificazione conseguita appunto per insegnare inglese ai bambini dai 18 mesi ai 5 anni. E poi sono diventata una magic teacher per Hocus and Loches. Ovviamente non smetto mai di formarmi. Io tutti gli anni vado all'estero, quest'anno purtroppo non è possibile, per fare corsi di aggiornamento e anche per imparare da persone che hanno approcci didattici diversi dai nostri. Nuove metodologie appunto da utilizzare in classe con i bambini. Quest'anno io avrei dovuto, quest'estate, anziché essere qui, insomma, insegnare in un asilo in Irlanda, a Dublino, però ovviamente per i motivi ben noti a tutti quanti non ho potuto farlo. Ci sarà sicuramente un'altra occasione. Ok. Qui ho pensato di darvi il benvenuto con questa canzoncina, che è la canzoncina che io utilizzo per salutare i bambini quando comincia il momento dell'inglese. Vorrei che mi scriviate adesso in chat se ci sono parole o termini che voi non conoscete, in modo tale che possa spiegarvele.
Ci sono parole che non conoscete? Ok, bow, bow significa far l'inchino. Blink è far l'occhiolino. Ci sono altre? Stomp è sbattere i piedi, stomp your feet. Nod è piegare la testa. Stomp, hug è abbracciare. Stomp, l'ho già detto. Stomp your feet, sbattere i piedi. Ok. Penso che abbiamo detto tutto. Adesso, se c'è qualcuno che lo vuole far con me, possiamo farlo insieme. Sì, Lorenzo, lascerò tutto. Lascerò tutto, il link lo vedete sotto, è sotto il link, così come lascio anche la lyrics qui, così che voi non avrete problemi. Dicevo, adesso se c'è qualcuno che vuole farlo con me, lo facciamo con me. Vi faccio vedere quali sono i movimenti da fare per la canzoncina, perché voi sapete che è preferibile associare sempre alle canzoni o anche a qualsiasi altra attività che voi facciate in classe dei movimenti, dei gesti, affinché i bambini poi possano memorizzarli più efficacemente. D'accordo? Io adesso canterò, ballerò, magari potete pensare che sia pazza, ma in realtà è quello che io faccio in classe. Penso che un po' tutte voi, come me, siete persone che vi mettete in gioco, per cui se c'è qualcuno che vuole farlo con me, bene, potete partecipare. Io vi aspetto, sono qui. Ok, ora metto un po' stop sharing e condivido la musica, d'accordo? Think it's here. I think everyone is ready. I think so. Yes. Okay, I think we can start. Let's see. Okay, class, who would like to do problem three on the board? Okay. So this is the song. If you want, you can stand up. Okay. You have to shake your hands now, okay? Hello, hello, let's shake hands. Hello, hello, let's shake hands. Hello, hello, let's shake hands. It's English time again. Everyone jump three times. One, two, three. Everyone clap three times. One, two, three. Everyone stomp three times. One, two, three. Everybody jump up high. Hello, hello, let's all bow. Hello, hello, let's all bow. Hello, hello, let's all bow. It's English time again. Everyone spin three times. One, two, three. Everyone blink three times. One, two, three. Everyone nod three times. One, two, three. Everybody jump up high. Jump up high. Yeah. Hello, 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 let's all hug. Hello, hello, let's all hug. Hello, hello, let's all hug. It's English time again. And now let's sit down. Now let's sit down. It's time to start.
So this is a way, questo è un modo per me per insomma cominciare la lezione. Entro in classe, cantiamo la canzoncina Hello. Oppure se non ho tempo di cantare la canzoncina, perché può capitare che non ci sia tempo, dico questa rhyme. Hello, hello, hello. I bambini ripetono. Hello, hello, hello. How are you? Per loro creo questo. Un attimo solo che lo cerco. Ecco qui. Loro hanno questa palettina, la vedete? With a smile and a sad face. So, i bambini, uno ad uno, passandosi la palettina, diranno I'm fine, thank you. Not very well, thank you. A seconda di come si porranno la palettina. Ovviamente, anti-Covid, potete fare una palettina bambino e ognuno di loro ne terrà una in mano. Ok? And then I go, are you ready for English? And then they say, oh yes! And then we all jump, saltiamo e facciamo hooray, hooray, hooray! Ok? Questo è un altro modo anche per introdurre how are you? E loro diranno, I'm fine, thank you. Not very well, thank you. Ok? Ok, adesso vi faccio vedere i topics del mio corso. Oggi facciamo qualcosa sul circle time, come avete visto. Abbiamo cominciato con la canzoncina Hello. Poi faremo come topics gli animali, non solo gli animali dello zoo, ma gli animali della fattoria, gli animali della giungla, quelli che bambini piacciono di più. Gli animali sono un topic che bambini piace tantissimo. Il cibo, i pasti e le bevande, le parti del corpo, del viso legate ad attività con i cinque sensi anche. E l'ultima lezione sarà sui membri della famiglia. Io poi faccio delle attività legate agli opposti, membri della famiglia. Per le attività della famiglia propongo anche un'attività di drama in cui voi potreste coinvolgere i genitori nella vostra lezione finale di inglese. Sono sicura che vi verranno chieste di fare recite. Io sono un po' contro recite, dovete sapere, però faccio le lezioni aperte. Cioè faccio una lezione tipo della mia davanti ai genitori, li coinvolgo e faccio in modo che una di queste attività sia appunto una lezione che li coinvolga. Va bene per la quarta primaria? Va bene per la quarta primaria? Sì, va bene per la quarta primaria, vanno bene. Ovviamente alla scuola primaria non fate il circle time, però potete seguire la routine che insomma io vi farò vedere, d'accordo? Complimenti, potete ballare in spiaggia magari al ritmo della musica dei Lidi, no? Ok, vado avanti, faccio questo passaggio molto velocemente, mi soffermo alla fine della spiegazione della slide se ci dovessero essere delle domande da parte vostra, d'accordo? Ok, quando insegniamo ai bambini qualcosa sapete che i bambini sono come dei barattoli ermetici, chiusi ermeticamente. Loro hanno bisogno di sprigionare quella che è la loro energia. Dobbiamo impostare le nostre attività sul movimento. Il bambino che sta fermo è un bambino che non riesce ad imparare o impara meno velocemente rispetto agli altri. Per cui la maggior parte delle attività che io faccio in classe sono basate sull'active play. Imparo mentre gioco e lo faccio in movimento. Ovviamente parlo di movimenti anche banali, tipo battere le mani piuttosto che toccarsi la testa o altro.
non c'è bisogno di far per forza percorsi psicomotori, ma active play significa non farli stare fermi sul banco e ricevere, diciamo, soltanto le informazioni in maniera passiva. Il bambino ha bisogno di essere attivo. Ok, la seconda immagine è vocalization and rhyme. Soprattutto la scuola primaria, quindi qua mi rivolgo alle insegnanti della scuola primaria, o so che voi avete un programma ministeriale da seguire. E so anche che i bambini vengono, insomma, bombardati di informazioni, soprattutto di compiti dal libro. Vero, me lo confermate? Per imparare una lingua è necessario che si parta dall'apprendimento della lingua in maniera orale, perché noi quando impariamo la nostra lingua la impariamo attraverso il passaggio della lingua orale. Tant'è che io quando vengo chiamata anche alla primaria per fare dei progetti, la parte scritta, il writing, subentra dopo molte lezioni. È vero che i bambini poi hanno bisogno di riportare per iscritto, assolutamente, ma è anche vero che la memorizzazione avviene su passaggio vocale, ok? Dovete lavorare molto sulla comunicazione vocale. Rhyme, per rhyme intendo proprio la rima. Voglio soltanto dirvi che, penso che tutti voi lo sappiate, prima dell'alfabetizzazione, prima dell'invenzione della stampa, parte delle storie che venivano raccontate erano storie raccontate in rima. Questo per favorire la memorizzazione delle stesse ed il passaggio delle stesse. Quindi i bambini riescono a memorizzare i concetti anche e soprattutto se sono messi in rima. Ecco perché molte delle mie attività sono rimate. Molte rime le faccio io, le invento io, le creo io, però molte delle attività sono rimate. Ok, vediamo altro. Ok. Sempre sul concetto della vocalizzazione e della comunicazione orale, è necessario che quando comunichiamo col bambino, oltre al linguaggio che viene passato come linguaggio verbale, ci sia un ottimo linguaggio non verbale, il linguaggio corporeo e il linguaggio del nostro viso. Quindi, magari se dovessimo fare l'attività della rhyme precedente, hello, e io farò hello, come insomma una voce non tanto entusiasta di incontrarli, loro dicono: ma questa che cosa vuole? Ma può tornarsene a casa. Invece se io magari entro, faccio hello, 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 già il mio viso e già il mio modo di accoglierli dà un input ai bambini diverso. Quindi è importantissima la comunicazione verbale, ma anche non verbale. Ok, l'ultima è la sorpresa. Penso che voi sappiate quanto sia importante per i bambini la sorpresa. Io porto con me sempre delle sorprese che sono legate ai topic che utilizzo in classe e affronto in classe. È importante creare nel bambino la sorpresa, è importante che il bambino sappia quando è il momento della sorpresa, e vi spiegherò dopo nel lesson plan quando è il momento della sorpresa. Perché la sorpresa? Perché il bambino non vedrà l'ora che arrivi quel momento della lezione di inglese per scoprire che cosa voi avete in questa, che è la mia mystery box. È una scatola in cui io porto degli oggetti e sono gli oggetti legati al topic della lezione. Ok, adesso mi fermo un attimo, vedo se c'è qualcuno che vuole intervenire o farmi delle domande per quanto riguarda questa slide. Ok.
Se c'è qualcuno potete scriverlo in chat. Sì, il corso è applicabile al nido, ma semplificandolo. Dovete semplificare. Io insegno al nido e così come ho insegnato in passato alla primaria. Sono attività che io ho portato sia al nido che alla primaria, ma le ho semplificate. Sì, Lorenzo, ci arriviamo alla scatola. Volevo sapere se c'è qualcuno che vuole farmi domande su questa slide o posso passare avanti. Ok, vado avanti allora. Ok, quando porto in classe le mie lezioni, che sia nido, primaria... No, non sono attività per piccoli gruppi, sono attività in scuole pubbliche. Io ho anche classi di 30 bambini. Ho classi da 15, ho classi da 20, ho classi da 30. Quando entro in classe, nelle mie lezioni, utilizzo del materiale che ai bambini piace. È un materiale che ovviamente penso sia è facilmente, lo potete far voi a casa, o penso sia anche nelle vostre guide degli insegnanti. Intanto utilizzo queste, che penso voi abbiate, sono le Picture Cards and Action Songs, sono le tipiche flashcards che utilizzate. E queste vengono, io le utilizzo tantissimo, le metto anche nella mia mystery box, le metto qui dentro. Se voglio focalizzarmi sul topic della mia flashcard, ok? Per quanto riguarda le action songs, sono le grazie Pasqualina, grazie Monica. Per quanto riguarda le action songs, sono canzoni di movimento, perché come vi ho detto prima è necessario che i bambini, insomma, ogni tanto scarichino quella che è la loro tensione e facciano queste action songs. Ve ne darò parecchie, ce ne sono tantissime da utilizzare e possono essere utilizzate quando vedete che i bambini sono anche un po' stanchi o non riescono più a seguirvi. Mettete una action song, così loro si scaricano un po' la loro tensione, ok? Nelle mie lezioni io uso tantissimo questo. Intanto ci tengo a dire che sono una operatrice nati per leggere. Non so se voi conoscete il programma nazionale. Lo faccio per volontariato e perché ci credo nel progetto nazionale. In classe, per questo motivo, e anche perché credo in quello che è l'efficacia del leggere ai bambini così piccoli, in classe porto i miei libri. Io ho tantissimi libri. Monica, per le classi eterogenee, quando arriveremo alle attività, spiegherò. Hai fatto bene a mettermelo, insomma, in evidenza che tu hai una classe eterogenea. Io porto in classe tantissimi libri e leggo, a loro leggo. Il libro ai bambini piace tantissimo, d'accordo? Ok. In classe utilizzo anche i puppets. Penso che voi ce l'abbiate. Questo qua anche dall'IKEA potete prenderlo. Ok, i puppets, my piggy puppets, mi serve per stabilire un contatto, soprattutto quando i bambini non li conosco. Ci sono all'inizio dell'anno, o ci sono anche nuovi arrivati, perché a metà anno abbiamo anche nuovi arrivati, bambini che sono un po' timidi, bambini che sono un po'
non so, non riescono ad aprirsi, o anche bambini un po' più aperti, bambini più tranquilli, fanno un po', ma questa che cosa sta facendo? Ma 2 minuti fa parlava in italiano e adesso mi parla in inglese. Bene, il puppet lo utilizzo così. La prima lezione, le prime lezioni mi serve per familiarizzare con loro, quindi lo prendo dalla mia scatola, non fate mai vedere che il puppet è un qualcosa di morto, non animato, ma il vostro puppet deve essere sempre animato, quindi io ce l'ho nella mia scatola. Nella mia scatola, ok. Look, there's my piggy. Oh, hello. Let's say hello to the piggy. Hello. Hello. And now, Mr. Piggy wants to know your names. I am teacher Rosanna. Yes, I'm Rosanna. And now we are going to sing a song with Mr. Piggy. Okay, let's go. Run around and touch the ground. Run around and touch the ground. Run around and touch the ground. What's your name? Okay, il signor Piggy, quando dirà what's your name, si fermerà sulla testa di un bimbo o una bimba e loro potrebbero dire il loro nome o meno. Se non lo dicono, fa niente, passate avanti. Allora, questa attività diverte, serve per rompere il ghiaccio, soprattutto all'inizio, anche se sono bambini che voi avete avuto per anni, ma magari la prima volta che voi fate l'inglese dicono ma questa qua, quest'anno, che chissà perché se n'è venuta con questa cosa. Niente, quindi questa attività vi serve tantissimo soprattutto per questo, d'accordo? Ve la scrivo adesso questa canzoncina e rispondo adesso alle vostre domande, così possiamo andare avanti sulla prossima slide, d'accordo? Io Mr. Piggy, quindi io dico run around. Un attimo sola. Run around and touch the ground. What's your name? Ve la ricanto velocemente. Run around and touch the ground. Run around and touch the ground. Run around and touch the ground. What's your name? Ok? Touch the ground, tocca la testa di un bimbo o una bimba, loro diranno il nome. Si riprende, va bene? Angela, le slide sono aperte, penso che tutti le vedano. Io vado un attimo a ritroso sulle domande che mi avete fatto su questa slide. Un attimo soltanto. Allora, allora, sulle case editrici, Marika, io non consiglio le case editrici, ma consiglio i libri, e li consiglierò man mano che andiamo avanti nelle lezioni. I libri sì, ve li consiglio, ovviamente in base ai topic che faremo. I puppet possono essere usati nella scuola primaria, ma li sconsiglio per le quarte e le quinte, perché i bambini riderebbero. La stessa attività del puppet potrebbe essere fatta così alla primaria, lanciando la palla. Potete modificare la canzoncina in questo modo: turn around and touch the ground. What's your name? Ok? Quindi bambini seduti dietro i loro banchi, turn around and touch the ground. Toccano il pavimento, turn around and touch the ground.
turn around and touch the ground, what's your name? Lanciate la palla. Vi dico che la palla nelle classi, quando io porto la palla anche di gomma, di spugna, loro pensano che ma questa è pazza, perché magari in casa dicono no, non si lancia la palla! A scuola ovviamente la palla non viene utilizzata, però quando loro vedono la palla sono entusiasti di vederla, e subito quando il bambino di quarta o quinta primaria afferrerà la palla, il nome lo dirà. Ovviamente sulla primaria e anche sull'ultimo anno dell'infanzia, man mano che andate avanti nell'introduzione del What's Your Name, potete invitare i bambini a dirvi non solo il nome, ma My Name Is. D'accordo? Ci sono altre domande su questa slide? Posso andare avanti? Ok, vado avanti. Ok. Quando fate un lesson planning? Ah, ok, volete che tolga la condivisione. D'accordo, Davide. Quando fate un lesson planning... Un attimo che chiudo qui perché altrimenti non riesco. Ok, dovete pensare al topic della lezione e quindi agli obiettivi che voi volete raggiungere. Voi siete tutte insegnanti e quindi sapete bene quello di cui parlo. Cercate di essere chiare e concise. Anche l'inglese è chiaro e conciso e sarà semplice per voi spiegare ai bambini quello che voi volete spiegargli, se avete in mente già come farlo. Ok, next one, let's see. Ok, la routine della lezione deve rimanere sempre la stessa. Qua mi soffermo un po' di più. Per il nido e per la scuola dell'infanzia, le lezioni di inglese non devono durare più di 30 minuti. Per la scuola primaria, prima elementare, seconda elementare, le lezioni di inglese possono durare anche 40 minuti, terza, quarta e quinta 60 minuti. Quello che io vi suggerisco a tutte voi è di farle durare della durata che io vi ho indicato, perché come sapete lo span di attenzione dei bambini è limitato alla loro età. Ma voi, insegnanti di sezione, potete ripetere il momento dell'inglese più volte nella settimana. Ciò significa che al nido lo potete ripetere anche 3 volte nella settimana, mezz'ora il lunedì, mezz'ora il mercoledì, mezz'ora il venerdì. La stessa cosa per l'infanzia, la stessa cosa per la primaria, prima e seconda elementare. Mentre per quanto riguarda la quarta e la quinta elementare, io so che voi avete degli orari prestabiliti in base a quello che voi dovete insegnare, per cui ovviamente in base al vostro orario penso che 2 siano gli incontri nella primaria, in quarta e quinta elementare. La routine della lezione deve rimanere sempre la stessa, cioè i bambini sanno che quando voi entrate o comunque quando è il momento dell'inglese voi li richiamate all'ordine, sistemate l'aula, si mettono in ordine, it's English time, hurry up, ora vi faccio vedere come insomma rimetterli in ordine. Cominciate, hello song, quindi primo momento la canzone hello, secondo momento ci sarà la mystery box legato al topic. Ci sarà poi lo storytelling e ci saranno poi delle attività ovviamente sempre legate al topic che voi state facendo in quel momento. Prima di concludere la lezione, a seconda di come i bambini stiano, a seconda del loro mood, diciamo, possiamo decidere se fargli fare un'attività
che li tranquillizzi, li rilassi, oppure un'attività di quelle che abbiamo visto prima, action play, ok? Allora, Lia mi ha chiesto 30 minuti al giorno, se vedi i gruppi solo una volta alla settimana come... No, non va bene, Lia. Devi farlo almeno due volte a settimana come esterna. Pensa alla lezione nel suo insieme, ok? La lezione deve essere pensata nel suo insieme, in base a quelli che sono i vostri obiettivi da raggiungere. Dovete pianificare i momenti di transizione insieme ai punti principali della lezione. Voi sapete meglio di me che il momento di passaggio da un'attività ad un'altra è un momento critico. È un momento critico perché? Perché è il momento in cui si potrebbe perdere l'attenzione della classe e quindi cercate già di scrivere sul vostro lesson plan che cosa fare nel momento di transizione da un'attività ad un'altra. Siate flessibili, perché molte volte le attività che voi vi siete prefissate possono non funzionare, d'accordo? Quindi cercate anche di prepararvi un piano B nel caso in cui il piano A non funziona. Attenzione, il piano A non funziona non perché è colpa vostra, Molte volte può pur non funzionare perché in quel giorno i bambini sono poco attenti o sono poco collaborativi. Ma ovviamente preparate sempre il materiale prima, ok? Dopo io, al termine di ogni lezione, anche le lezioni che faccio con voi, mi scrivo due appunti sul lesson plan per fare una ricapitolazione di quello, di quello che ho dato ai bambini, perché molte volte non so, il tempo non è abbastanza, o piuttosto scrivo anche come sono andate le attività, perché le attività che piacciono, ricordatevi che i bambini le vogliono fare e rifare in qualsiasi modo. Lo fanno con topic diversi, piuttosto che lo fanno in sala giochi, lo fanno in qualsiasi modo. Quindi appuntatevi da qualche parte, veramente due righe, quando la lezione è finita, quando tornate a casa, come la lezione è andata, quali sono le attività che avete fatto, come sono andate e perché sono andate bene o perché non sono andate bene. Se non sono andate bene, poi... cercate di capire se era quella giornata in particolare in cui i bambini non erano molto propensi a lavorare o altro. Ci sono domande su questa slide? Dieci minuti, Monica, sono troppo pochi. All'infanzia sono 30 minuti. Valentina, puoi spiegarmi perché non è semplice da applicare? Sì, non semplice da applicare perché quando si hanno tante altre discipline da preparare in una stessa settimana, a volte qualcosa può sfuggire. Lo so, ecco perché diciamo ci sono figure come la mia che è esterna e quindi noi facciamo soltanto quello, io lo so benissimo, però so anche che queste lezioni fatte da un insegnante di sezione e fatte con una cadenza settimanale con più frequenza con cui io le faccio, hanno un'incidenza migliore e un'efficacia migliore sui bambini. Sì, sicuramente, sì, vero. Ora, insomma, se voi riuscite a farle bene, insomma, io cercherò di darvi tutto il materiale che ho a mia disposizione per rendervi la cosa più facile possibile e più veloce possibile da organizzare.
vi do anche le flashcards, tutto quello di cui avete bisogno io ve lo metto a disposizione, ovviamente sui topic che verranno affrontati. I momenti di transizione li facciamo a breve, Silvia. Ok, Monica, Monica, essendo infanzia, ok. Monica, non capisco, Monica Soriace, non ho capito la tua domanda, scusami, non mi è chiara? Va bene, continuo fino a quando Monica ci scrive un attimo, mi chiarisce la domanda. Ah, ok, dici di aver tempo disponibile ogni giorno, perfetto, però i 10 minuti sono pochi. 10 minuti sono pochi, è meglio che tu faccia i 30 minuti intervallati da un giorno di pausa, perché è stato scientificamente provato che il bambino ha una... sì, lo sto spiegando adesso, è stato scientificamente provato che il bambino ha un periodo che viene chiamato tempo latente di apprendimento, ovvero quando il loro piccolo cervellino non è sottoposto agli input dell'apprendimento, ma è in un momento latente. Il momento latente è importantissimo, perché è il momento in cui il bambino rielabora in mente quello che è stato fatto, quindi il lunedì, io parlo del lunedì, per poi riportartelo meglio il mercoledì. Il bambino ricorda meglio se lasciate tra una lezione ed un'altra delle pause. Anche tu ce l'hai, Valentina, questo tempo latente, anche io, Valentina. Sì, a giorni alterni, Monica. Questo è il mio suggerimento e io l'ho provato, io ne ho provate tantissime, Monica. L'ho provato anche a farlo 10 minuti al giorno, ma l'apprendimento migliore si ha a giorni alterni, mezz'ora al giorno, questa fascia di infanzia, d'accordo? Maria, dimmi. Maria ha alzato la mano, però non scrive. Ok, ecco qua, questo è il lesson plan. Ci sono delle warm-up activities, c'è il circle time, c'è anche lo storytelling, il topic craft drawing oil worksheet. Nella mezz'ora dell'infanzia, del nido e nei 40 minuti della primaria, il punto numero 4 non fate in tempo a farlo nel momento dell'inglese, ok? Lo potete fare, il punto numero 4, in un altro momento, al pomeriggio, se i bambini rimangono al pomeriggio, o anche lo potete dare come compito da fare a casa. È importantissimo che i bambini facciano qualcosa di grafico, perché per loro la grafica, riproduzione dell'immagine, o anche io molte volte faccio anche fare un disegno libero su quella che è stata la mia lezione a casa, perché è giusto che i bambini lavorino con la loro immaginazione e ricordino a casa quello che è successo. Perché ricorderanno anche quelle piccole espressioni in inglese che noi abbiamo utilizzato nel fare le attività. Poi c'è la parte del gioco, o del total physical response, il gioco attivo, e c'è il wrap up, ok? Io, un attimo solo, questo foglio qui del lesson plan, ve lo passo, ok? Con il materiale delle slide. Quando cominciate la vostra lezione, ovviamente in classe create un'atmosfera positiva sin dall'inizio della lezione. Magari vedete che il bambino... Uh,
un attimo che torno. No, lo puoi fare anche con la primaria questo, Lorenzo. Questo lo puoi fare anche con la primaria. Ok. Creato un'atmosfera positiva fin dall'inizio della lezione e magari se vedete che un bambino ha un nuovo taglio di capelli o che il bambino riporta una magliettina con una bandiera britannica, potete dire: oh, hello Paolo, I like your t-shirt. Cercate comunque di creare un'atmosfera positiva con la lingua inglese. Oppure se vedete che una bimba porta un bel nastro rosso, oh, hello Hannah, I like your red ribbon, ok? Comunicate in maniera incisiva all'inizio della lezione. Io non so voi come facciate, ma questo è quello che faccio io. Io batto le mani, it's time, it's English, time to start. In modo tale che i bambini capiscono che è il momento in cui io comincio la mia lezione, perché io ovviamente essendo esperta esterna mi muovo da un'aula ad un'altra. E molte volte per me non è semplice raccogliere la loro attenzione, loro magari sono distratti, stanno facendo altro, stanno facendo un altro lavoro. Quindi io batto le mani 3 volte, it's time to start, it's English time, battete le mani, battete i piedi, fate del rumore affinché riusciate a catturare la loro attenzione. Questa cosa vale anche per la primaria, perché molte volte loro hanno la testa tra le nuvole. Comunicate in questo modo che è il momento di cominciare la lezione. Ok. Utilizzate un'attività di routine o una filastrocca o una canzone per farli preparare. Adesso vi faccio vedere quali sono. Queste sono le transitional songs and rhymes. Ok. Capita che nelle sezioni ci sia un disordine allucinante e che quindi dobbiamo far rimettere tutto a posto. Io utilizzo molto il Tune London Bridge, penso che voi lo conosciate, per le transitional songs. Lo faccio perché i bambini sanno che questo è il tune che io utilizzo per un momento in cui c'è il passaggio da un'attività ad un altro. Ve la canto, poi se non ricordate i tune potete anche cercarli su YouTube e vi ricorderete. Tidy up significa mettere in ordine, ok? Everybody tidy up. Everybody tidy up just like me. Se vedete che i bimbi sono un po' così, non vi ascoltano o insomma lo fanno con tutta la loro lentezza, battete le mani. Il battere le mani gli dà il senso della fretta. Dovete dargli fretta in qualche modo, perché non potete aspettare che loro con calma rimettano tutti i giochi a posto o rimettono i loro quaderni negli zaini, d'accordo? Quindi date un ritmo con le mani affinché loro, insomma, abbiano fretta nel mettere in ordine. Ve la ricanto. Everybody tidy up, tidy up, tidy up. Everybody tidy up just like me. Queste canzoncine sono semplicissime e sono canzoni che voi e loro impareranno nel tempo, ma perché sono sempre sullo stesso tune, quindi sempre su London Bridge, e sono canzone transitional, ok? Di passaggio da una attività ad un'altra. Grazie Monica. Ok. Questa attività la faccio all'infanzia e al nido, perché ovviamente alla primaria non abbiamo spazio ed è il momento in cui li dobbiamo mettere in cerchio, d'accordo?
Con questa canzone ve lo dico con certezza, perché sono anni che la utilizzo, i bambini intanto imparano i concetti di big e small. Imparano i concetti di up and down. Ora vediamo se... Ok, vi faccio vedere come la utilizzano in classe con questo video di YouTube, d'accordo? Vediamo se riesco. C'è qualcuno che ha tolto il mute. Ok, come avete visto, quello è proprio come io faccio l'attività, d'accordo? Potete aggiungere anche make a circle up and down, up and down, up and down, make a circle up and down, hello, hello, hello. Potete aggiungere anche, questo ve lo do come suggerimento, che a loro piace tantissimo, make a circle fast and slow, fast and slow, fast and slow, make a circle fast and slow, hello, hello, hello. Quando fate fast, possono anche muovere tra di loro le manine, se mantengono le manine, d'accordo? Oppure fateli muovere i piedini, fast, slow, slow, slow. D'accordo? Questo serve per chiamarli al circle time, al nido e all'infanzia. Nella primaria non ne abbiamo bisogno, ovviamente, perché non c'è modo di metterli in circle time. Io vorrei fare una premessa. Nei paesi anglofoni c'è il circle time alla primaria. Da noi non è possibile per mancanza di spazi, e se voi ne avete la possibilità, fatelo, perché il circle racchiude attività che il banco ostacola. Quindi se avete possibilità di farlo, fatelo. Ok, continuo. Ok, sempre sul Make a Circle e sul tune di Fra Martino, potete cantare anche questa, potete anche sceglierle di cambiarle, non so, un anno fate quella che avete fatto in precedenza e l'altro che vi ho fatto vedere in precedenza e l'altro anno fate questa, io in genere le alterno. Così che i bambini sono esposti anche a canzoncine diverse e a casa non tornano sempre con la stessa canzoncina. Quindi sul tune di Fra Martino è make a circle, big and round, holding hands together, dance it down, dance it down. Questa vi aiuta anche a portarli a sedersi per terra. Io in genere li faccio sedere o sulle sedioline, se insomma la classe è un po' così, se la classe è attiva, li faccio sedere sulle sedioline o per terra, se la classe è una classe insomma che riesco a gestire senza le sedie. Un attimo che cerco di aprire la chat, ma non riesco. Un attimo solo. Che vedo la vostra. Ops.
Vediamo, vediamo. Ok, leggo la chat un secondo. Ok. Per l'attestato Lorella pensò che ci possa rispondere Davide alla fine. Pensavo fossero domande inerenti alla slide. Ok, vado avanti. Oh, sorry, scusatemi, dobbiamo cominciare dall'inizio, ma facciamo veloce. Ok, eccoci qua, eravamo proprio qui. Adesso c'è il circle time. Io ho questa rhyme oppure continuo sempre su una canzoncina sul tune del London Bridge e faccio così: sit down, sit down, sit down, please. Hands up, hands up with me. Now it's circle time, so listen carefully. Shh. Ok? Oppure potete fare questa per farli sedere. Faccio così, sempre sul cinti di London Bridge e shh, be quiet, please sit down, please sit down, please sit down. Shh, be quiet, please sit down, just like me. E mi siedo anche io. Vediamo, ho visto che c'è qualcuno in chat. Una volta seduti è il momento, insomma, di fare silenzio. So, shh, they are sitting down. And now, hands on heads, hands on knees. Now, cross your arms. And now, shh, shh, shh. Listen, please. Così i bambini stanno sicuramente in silenzio. Ok, quando fate l'appello la mattina, io sono sicura che voi utilizzate i contrattegni. Per quanto riguarda la primaria, voi utilizzate l'elenco, vero? Per l'infanzia ed il nido utilizzate i contrassegni. Ok, questa attività la potete fare i primi giorni di scuola, primaria, infanzia e nido, se non conoscete i nomi dei bambini. Battete le mani quando chiedete what's your name, ok? In mano avrete una palla, vediamo se io ho la mia qui. In mano avrete una palla da lanciargli. No, non ce l'ho. Ok, in mano avrete una palla di gomma da lanciargli. Quindi l'insegnante comincia. What's your name? What's your name? Lanciate la palla. Il bambino o la bimba che riceve dirà con la palla I'm Mario. I'm Giovanna. D'accordo? Loro nel rilancio possono nuovamente chiedere what's your name al compagno, ma questa volta battiamo i piedi per far sì che loro partecipano anche all'attività del chiedere il what's your name. Quindi battendo i piedi 3 volte, what's your name? What's your name? Battiamo i piedi. Il bimbo o la bimba che ha ricevuto la palla in precedenza lancia la palla ad un compagno, chi lo riceve risponde. Questa attività può essere fatta tra i banchi della primaria, in circle time o anche al nido. Al nido vi dico che sono un po' piccolini per questa, però dipende dalla tipologia di bambini che abbiamo davanti. Ok. Quando fate i contrassegni e quando leggete l'elenco dei bambini,
all'infanzia, potete utilizzare queste frasi. Ok? Ok, now let's see who's here today. Let's count. How many children? One, two. Cominciate a contarli voi, d'accordo? Perché loro capiranno che ad how many corrisponde il numero. How many children are there? Potete contarli voi con le mani, toccarli voi con le mani e poi nominate di volta in volta un bambino, una bambina che vi li riconterà, d'accordo? How many boys are there? Can you count the boys? Potete prendere la flashcards del boy. How many boys? Andrà a contare boys, ok? How many girls? Andrà a contare girls. A seconda di poi di come è fatto il vostro cartellone delle presenze, loro metteranno quanti bimbi, bimbe ci siano e di presenti, d'accordo? Questa attività può essere fatta alla primaria. Loro si contano e in questo modo ripetono intanto i numeri da 1 a 20 ed oltre, perché sicuramente le classi sono di più, e ripetendoli tutti i giorni loro li imparano, tutti i giorni oppure i giorni in cui voi sarete inglese, d'accordo? Ok. Ci sono domande su queste attività? Mi volete fare delle domande? O finora ci sono delle domande che mi volete fare perché non mi sono fermata? Sono andata sempre avanti? Vado avanti, d'accordo. Ok, non vedo. Oh, c'è una domanda? Nessuna domanda, ok. Ok, questo rientra nella routine che io faccio. Grazie Monica. Rientra nella routine che io faccio. Perché ovviamente i bambini dicono anche i giorni della settimana. I giorni della settimana voi, penso, gli insegnate alla primaria, ora non so bene il vostro programma ministeriale, però con questa canzoncina e in questo modo loro li sapranno dal primo giorno. Dal primo giorno o quasi. Ok, qui il tune è quello della Addams Family, la canzone della famiglia Addams. Ok, sotto vi ho condiviso il link di YouTube nel caso in cui non vi ricordiate, ok, com'è la canzoncina. La canzoncina fa così. Days of the week, days of the week, days of the week, days of the week, days of the week. There's Sunday and there's Monday, there's Tuesday and there's Wednesday, there's Thursday and there's Friday, and then there's Saturday. Woohoo! Quindi, una volta che tutti quanti avranno cantato la filastrocca, perché viene cantata in classe insieme ai bambini, chiedete, fate questa domanda. What day is it today? Penso che all'infanzia avete il cartellone, vero? Avete il cartellone dei giorni della settimana, quindi loro sanno il colore o l'immagine associata al giorno. Al nido lo stesso, per i bambini della primaria loro sanno in italiano che giorno è, perché la primaria hanno più cognizione del tempo. Loro vi diranno, è mercoledì. Ok, well done, it's Wednesday. Now we have to sing this song. We have to focus on Wednesday. It's Wednesday. Well done. Di nuovo sul cen di Fra Martino, questa canzoncina qua per ricordarmi it's Wednesday. Ok? Today it's Wednesday. Today it's Wednesday. All day long. All day long. Wednesday, 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 learning fun.
Learning fun, yuhu, hooray! Quindi ricordateglielo che today is Wednesday, oppure in base alla giornata in cui fate inglese, cambiate il giorno della settimana. D'accordo? Ci sono domande su questo? Ok. Vediamo. E in realtà, allora vado un attimo indietro sulle domande che mi avete testato. Mi scrivo, mi piace. Allora, Lorella, non c'è un libro. Queste sono tutte attività che io cerco, trovo, reinvento e faccio io. Elisa, non so se non ho ben capito la tua domanda. Tu sei insegnante all'infanzia, sei insegnante di ruolo? Io per insegnare, ok, se sei insegnante di ruolo non devi avere certificazioni. Ho dimenticato di dirvi che quando fate il lesson planning grazie Lorenzo, quando fate il lesson planning delle vostre lezioni scrivete tutto. Io ho questa cattiva abitudine, ora magari vi faccio vedere, io mi scrivo veramente tutto, guardate, io ho tutto scritto. Per voi che ovviamente non avete la stessa padronanza della lingua che io ho, è necessario anche scrivere le paroline con la pronuncia, perché è importante che i bambini imparino una lingua con la pronuncia giusta. Quando arrivano poi da me più in là che insomma mi pronunciano mela in modo errato, loro non dicono Apple ma dicono Apple, tutta un'altra parola, io dico ma insomma almeno la pronuncia, a me non interessa, i bambini l'importante è che imparino la lingua con la pronuncia giusta. Un mio suggerimento personale, scrivetevi la pronuncia di parole che voi non conoscete, perché è importantissimo che i bambini, quando imparano la lingua per la prima volta, la sentono pronunciata bene, perché purtroppo loro poi se lo porteranno avanti con la pronuncia errata. Sì, c'è qualcun altro? Ok, va bene, vado avanti. Ok, questo fa parte anche della mia routine. E qua vi introduco la mia mystery box per il piacere di Lorenzo, che voleva sapere, era curioso di sapere cosa ci fosse nella mia mystery box. Ok, ve lo introduco così perché io faccio così. Il weather lo introduco più in là nell'anno scolastico, perché lo introduco anche con il libro e con le attività legate al weather. Questo è il libro che io utilizzo, ora ve lo scrivo magari. Sito con condivisione, sì, un attimo solo. Wonderful. Weather book. Ok, questo qui è il libro. Ora ve lo faccio vedere, tengo condivisione così mi vedete tutte bene. Allora, dicevo, questo qui è il libro, questo è un libro fantastico, ce l'ho da tempo, infatti è anche un po' arrotto. Poi magari chi seguirà gli altri seminari ve lo faccio vedere con più calma. Si muove anche, ci sono tutte le condizioni meteorologiche e tra l'altro al tempo sono legati anche i vestiti, il vestiario che voi indossate per ogni condizione meteorologica. Ah, non l'ho scritto, l'ho scritto privatamente a Davide, scusatemi. Sorry, my fault.
Vediamo se riuscissi. Oh no, perché sale. Un attimo soltanto, Mazes. There it is. Ok. Io non sono qui per vendere libri, ovviamente voi ritenetevi libere di comprarli, non comprarli, utilizzarli, però insomma per me sono strumenti didattici importantissimi ed indispensabili per alcune delle attività che noi facciamo in classe. Quindi quando devo introdurre come concetto il tempo, uso la mia mystery box, this is my first class, è proprio la prima lezione. Quindi Maisie nel libro is at the beach, ve lo faccio vedere, Maisie is at the beach, ok, this is Maisie at the beach, in my first class I say, oh, today I have a special object for you, can you hear the noise? No, no, there's no noise. Can you hear it? No. Okay, now we are going to sing the song of the mystery box. Ready? Yeah! Mystery box, mystery box. What's inside the mystery box? Mystery box, mystery box. What's inside the mystery box? Shh! What's inside the box? Let's do the countdown. Qua io metto il countdown per i bambini scuola primaria e ultimo anno dell'asilo, dell'infanzia. Per tutti gli altri potete anche fare un conteggio fino a 10 o a 20 se i bambini conoscono i numeri, ok? Il countdown è importantissimo anche da un punto di vista cognitivo. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shh. Abracadabra. Witsy, witsy. Whoop. The box is now open and it is open for you. Shh. Look, I have this in my box. Do you like it? It's nice, it's good. And now we have to see what the weather is like when you put on this one. Quando uscite l'oggetto o la flashcards dall'oggetto, dalla mystery box, cercate di renderlo più accattivante possibile, perché a loro piace questo fatto della sorpresa. Man mano che introdurrete vocaboli inerenti, non so, sempre al tempo, conservate gli oggetti presentati in precedenza, perché loro devono avere una cognizione in toto di quelli che sono gli indumenti utilizzati per ogni condizione meteorologica. Ovviamente sono bambini piccoli, introducetene uno alla volta, quindi uno per ogni lezione. Sono quattro le condizioni meteorologiche, una volta sunny, una volta rainy, l'altra volta windy, and then there's the rainbow, another one, ok? Oh, look, there's a hat, 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 hat. Hat, 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 hat. Come on, everybody! Let's say hat, 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 hat. Fate in modo che loro ripetino l'oggetto o il vocabolo tante volte, ok? Più lo ripetono, è meglio è. Per la primaria, io direi prima e seconda elementare, due oggetti alla volta. Terza, quarta e quinta tutti insieme. Ok, so now with the hat
We are going to sing the weather song because we have to see what the weather is like. Let's sing the song of the weather. What's the weather? What's the weather? What's the weather like today? All together, what's the weather like today? What's the weather like today? If I'm wearing a hat, is it rainy? Loro diranno no! Oh, is it snowy? No! Partite sempre con domande che non sono esatte. Ok, e poi dite, ok, you're right, in my box I have, I think, the right flashcards. Is it sunny? Oh, yes, yes, it's sunny. Everybody, sunny, 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 hooray, sunny. So, it's sunny today. Let's sing the song, what's the weather related to the sun? Look, it's sunny, look, it's sunny, look, it's sunny, everyone. Let's go swimming, let's go swimming, let's go swimming, everyone. Okay. Quindi questo lo fate, ripeto, infanzia un oggetto alla volta, introducete Sani con il cappello e con tutti gli elementi dell'estate. Ok? Poi le altre condizioni meteorologiche sono qui, ve le faccio vedere perché la canzoncina è carina. E sono queste. Mi tolgo il cappello perché... Ok. Sunny, rainy, windy, and snowy, ok? Queste sono quelle che io utilizzo nella mia circle time anche, ecco perché il tempo atmosferico lo introduco ad ottobre, in modo tale che me lo porti avanti come argomento del circle time fino a giugno. Avrete tutto nelle slide, il testo completo della canzoncina, le flashcards, penso che voi ce le abbiate, le flashcards nei vostri set, voi ce le avete. Queste qua sono flashcards che creo io, queste le ho create io perché io preferisco averle così, ma per un fatto mio di comodità. Vi faccio vedere perché le faccio io. Perché dietro io, riuscite a vederlo? Io attacco il velcro. Perché io lavoro con questo. Lavoro con questo molto. Questa è la mia lavagna portatile. Me lo porto, lo applico, faccio fare anche i giochi di memory ai bambini per una comodità mia. Ok. L'espressione how's the weather è americana ed è corretta, me l'ha chiesto Lia. Giovanna, non so se sia riuscita ad attivare l'audio, ma devi attivarlo, ci sono tre puntini in alto a destra. Ok, Valeria, il pannello lo uso così, guarda. Per esempio abbiamo detto che it's sunny today, today it's sunny, look, it's sunny. Quindi appoggio la flashcard qui per non tenerla in mano, perché anche è scomodo. Cosa usi? Ah, questo, il materiale, non so come si chiami, l'ho comprato dal cinese. Sì, stai ridendo Valeria, però non so come si chiama. Feltro? Può sì, essere è il che feltro, feltro? È il feltro, sì, è il feltro. Sul pannolenci non attacca.
Ci vuole felpa. L'encino non attacca, sì. Io tra l'altro ne faccio così le carte perché quando faccio la narrazione delle storie utilizzo anche un telo di licra. E siccome ho i personaggi delle storie che vi manderò, narro le storie sul telo. Ai bambini piace tantissimo, perché io introduco i personaggi sul telo, li faccio parlare, i bambini muovono il telo, magari me li spostano, però mettendo questo dietro, sulla licra, non saltano più di tanto, cioè non troviamo i personaggi sul lampadario dell'aula, praticamente. Ok. Ma queste le plastifichi? Sì, sì, sono plastificate. Io le plastifico perché mi durano di più. Le durare di più. Mi durano di più, sì, sì. Vabbè. Anche le flashcards che voi avete nel kit, sì, le plastificate durano di più. Ma anche quelle potete fare questo lavoro di applicare quello che io ci ho messo dietro, eh? Ok, vado avanti. Così vi faccio vedere anche... Ok, quindi una volta introdotto il weather chart, qui trovate il link di YouTube della canzoncina che vi ho cantato. Questo è il weather chart, vi dico come lo introduco. Faccio, oh oh, just tell me, what's the weather like today? E quindi, come vi ho fatto vedere prima, cominciate con il tempo, utilizzando le flashcards del tempo che non c'è oggi. Is it snowy? Oh no, it's not snowy. Is it windy? No, it's not windy. It's sunny. It's sunny. Well done. Molte volte li faccio anche correre alla finestra. Look out of the window. Run, run, run. Let's see what's the weather like. Mi affaccio pure io. Oh, let's see what's the weather like today. Ok. Questo qua è il testo della canzoncina. Ve lo leggo velocemente. Ripartiamo da... Windy, windy, you have to fly a kite, far volare un aquilone. Rainy, jump in the puddles. Qui faccio così, shh, we all have to jump in the puddles. Ok, are you ready? Get ready, everybody stand up. And now, I'll count to three and you have to jump in the puddles. One, two, three, jump. Splash! Loro si buttano nella pozzanghera praticamente, come fanno sicuramente in genere quando escono con i genitori. Then there's... let's see, sunny, l'abbiamo visto, let's go swimming. The other one is snowy, look, it's snowy. Catch the snowflakes, catch the snowflakes. A loro piace tanto fare così, catch the snowflakes, catch the snowflakes, catch the snowflakes, catch the snowflakes on your tongue. Ok, vado avanti. Ok, questa è la canzoncina della Mystery Box che vi ho cantato, il testo, e questa è la Rhyme Abracadabra che ho utilizzato dopo, ok? Ok, poi c'è il momento in cui loro devono sedersi al table, se volete fargli fare un craft o un'attività. E, io utilizzo questa qui, pur se vi ho detto che non le attività per me è molto difficile farle fare perché sono un tempo molto limitato in sezione. Quindi quando è il momento in cui si devono sedere, now, table, 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 time. Table, 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 time. Di nuovo, catturate l'attenzione su un momento di passaggio. Quindi, a seconda che loro debbano draw, disegnare, color, colorare, o write per la primaria, write, scrivere, utilizzate questi verbi. Ripeto, draw, disegnare, color, colorare, write, scrivere. Ok, ok. Questa è la canzoncina, la rhyme che utilizzo prima di leggere.
It's story time. Oh, what fun. Now, look and listen. 3, 2, 1, zip. E li faccio chiudere la bocca così, zip. E loro stanno in silenzio. Ok, questo invece è il momento del pranzo. Siccome al nido capita che io sia al pranzo, ho anche creato questa canzoncina. Sarebbe carino che voi insegnanti di sezione lo possiate fare anche tutti i giorni, perché intanto impareranno a dire hungry, che hanno fame, I'm hungry, wash your hands, glass, knife and fork, let's enjoy our meal. Enjoy our meal significa buon appetito, ok? Ve la canto, è sempre sul tune di London Bridge. Now it's time for our lunch. Now it's time for our lunch. I'm so hungry. First, let's wash our hands. First, let's wash our hands. I'm so hungry. Potete accompagnarvi al bagno. Si lavano le manine, rientrano. La canzoncina continua perché poi prendono posti alle loro postazioni. Take a glass, knife and fork. Usate coltelli, vero? Spoon potete mettere. Take a glass, spoon and fork. Take a glass, spoon and fork. I'm so hungry. Quando li nominate, loro vedrete, perché io al nido questa cosa succede in automatico e succederà sicuramente alla primaria e all'infanzia. Loro li prendono e ve li mostrano. Quando tutti sono pronti, hanno sistemato glass, spoon and fork, let's enjoy our meal. Let's enjoy our meal. It's so yummy. Poi dite voi enjoy e loro ripeteranno enjoy, perché buon appetito. Ok, questa è un'attività che io faccio fare quando sono troppo scatenati. C'è un momento in cui la classe non riesce, voi immaginate quei momenti, no, che non riuscite più a raccoglierli, e dite, allora facciamo fare questa che è meglio. Scaricate una canzone rilassante, qualsiasi. Ora la facciamo insieme, così ci rilassiamo un po' insieme. Queste sono le parole che io vi dirò. Ok? Quindi se volete partecipare, vedrete... Voi magari mi potrete chiedere, ma utilizziamo parole che i bambini non conoscono? No, i bambini le conoscono perché vedono voi. Voi siete, diciamo, la dimostrazione del fatto che loro impareranno. Magari se voi dite all'inizio put your hands up e state fermi, quelli non capiscono che cosa devono fare. Però se put your hands up like this, loro vi seguiranno, come prima mi avete seguito nella canzoncina che abbiamo fatto Hello, la stessa cosa avviene nella loro testa, d'accordo? Volevo chiedervi prima di cominciare se c'è qualche parola che non conoscete. Se me la volete scrivere così ve la traduco. Ok, vediamo. Gently, con calma, piano piano, ok?
Breathe, respirare. Ok, c'è altro? No. Ok, cominciamo a fare l'attività insieme. Ora rilassatevi, now sit down, and now let's start. Put your hands up like this. Hands up. Hands up. Hands down. Down. Again, hands up, and down again. Now let's go with your hands round, round, round. On your knees. Now let's put your shoulders up, your shoulders down. Again, shoulders up, shoulders down again. And now let's go with your shoulders round, 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 round. And again, round, 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 round. And now we can breathe. Let's breathe. Let's breathe. One, two, three. And now we are relaxed. Ok, penso vi siete rilassati anche voi, o forse più dei bambini in classe. Vediamo un attimo. Sì, il mattino di Grieg. Devo uscire le slide. Ok. Ok. Continuo nella presentazione. Ok, questa è una goodbye rhyme che io dico quando i bambini stanno per andare via, perché noi tra un po' ce ne stiamo per andare via, ed è questa, fa così. Ovviamente voi questa potete farla, dirla tutti i giorni, perché loro sono bambini della vostra sezione, ok? It's time, it's time, it's time to say goodbye. It's time, it's time, it's time to say goodbye. Oppure potete utilizzarla a chiusura del momento dell'inglese. Va bene? Vi faccio poi... ci sono domande fin qui? Ci sono delle domande? Ok. Tutto chiaro, va bene? Adesso chiudiamo la nostra lezione con questa canzone Goodbye. Ok, io nelle mie lezioni utilizzo molto, 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 tantissimo, come avete visto, il movimento. È importante che i bambini si muovano. Parlo anche dei bambini della primaria, che, soprattutto per loro che sono, tra virgolette,
virgolette, tra virgolette, incastrati, ingabbiati nei loro banchi. I bambini dell'infanzia hanno molto più spazio, così come quelli del nido, ma va bene così. Ok, date un'occhiata al testo un attimo e mi dite se c'è qualche vocabolo o che non conoscete. Grazie Erminia, grazie Caterina. Grazie Ida. Ok, ci sono vocaboli che non conoscete? Ok, e adesso quindi per concludere il nostro incontro possiamo tutte alzarci in piedi, we can all stand up, ci alziamo tutte in piedi and we can all sing this song, la cantiamo insieme, ok? Are you ready? Io prima di dire una cominciare qualsiasi cosa dico are you ready? E loro fanno, oh yes, yes, no, cominciano a lamentarsi. Ok, allora, condivido la canzoncina, così la cantiamo tutte. Un attimo solo, ok, succede. Ma non riesco, un attimo solo, perché problemi con questo, eccolo qua. There it is. Okay, let's start. Goodbye, 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 friends. Goodbye, goodbye. Goodbye, friends, it's time to say goodbye. But first, walk, 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 walk. Jump, jump, jump. Run, run, run. Stop. Hop, 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 hop. Swim, swim, swim. Dance, dance, dance. Introdurre i verbi di questa canzone, prima c'era hop, c'era swim, run, per fargli capire che cosa significano, potete fare un freeze game, ovvero potete voi camminare tra i bambini dire walk, 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 quindi camminate, ad un certo punto fate freeze, si fermano, stop. Potete anche dire stop, come dice nella canzoncina. Poi nella canzoncina c'era swim, ad un certo punto swim, 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 tutti quanti fanno swim, 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 stop! E loro si fermeranno. Questo è soltanto per introdurre i bambini al concetto di questi verbi e quindi quando insomma devono fare la canzoncina finale non si trovano spiazzati. Vi dico che non capita mai che sono spiazzati, perché i bambini, se sentono la musica e se vedono muovervi,
loro vi copiano come se loro, voi foste il loro specchio. Quindi non vi preoccupate, se magari all'inizio possono dire: oh, ma cosa sta facendo la maestra? Ma perché parla questa lingua strana? Oh, non vi preoccupate, è tutto normale. Io ho terminato, Davide, ho terminato 5 minuti prima perché, insomma, penso ci siano delle domande tecniche che ti debbano fare. Rimango comunque a vostra disposizione fino a quando, insomma, chiudiamo la lezione. Volevo rispondere alla domanda di... vediamo un attimo, Marika. Io le uso le canzoni di Super Simple Songs, non tutte, però le utilizzo. Grazie a voi per essere venute, vi saluto e ci vediamo presto. Allora, grazie. Beh, intanto recupera un po' di energie perché hai parlato per 2 ore, sei stata bravissima, è stato proprio bello ascoltarti, è molto interessante, stai ricevendo infatti un sacco di complimenti. Grazie Rosanna di essere stata con noi. E grazie a voi. Ci vediamo lunedì con te e lunedì anche con chi di voi avrà il piacere di iscriversi e essere con noi. Grazie di cuore a tutti quanti. Ciao, arrivederci, grazie ciao, a tutte. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, bye bye. Corsi di formazione Scuola Oltre. Esperienze da vivere insieme.